E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Mura di Fratelli d'Italia per parlare del decreto immigrazione sul quale oggi state votando gli ordini del giorno. Allora, io ho visto che i toni sono stati abbastanza duri in alcune parti del dibattito. Ieri ho visto che c'è stato uno scontro tra lei e l'onorevole Fornaro. Allora, com'è andata? Le opposizioni vi accusano di aver tolto dei diritti fondamentali anche ai minori non accompagnati. Allora, lei come risponde a queste critiche e pensate di aver fatto un altro provvedimento sul programma di governo? Noi pensiamo che l'obiettivo da raggiungere sia un obiettivo lontano e complesso, quindi potrà essere fatto di diversi interventi. Questo è uno di quegli interventi che sono mirati al ripristino di una condizione di legalità. Io non credo che non ci sia niente di condivisibile nell'andare a ripristinare la legalità e riteniamo che invece gli interventi fatti sui minori siano a tutela di chi minore lo è realmente. Questo è il fine dell'azione che è riservata ai minori. Non ci sono altri fini che vanno a togliere tutele ai minori, anzi. Allora, ci sono casi in cui praticamente si è imbrogliato sull'età, ci sono stati. Allora, voi a che tipo di malcostume, che tipo di malcostume volete fermare? Noi vogliamo ripristinare una condizione di legalità. Questo tipo di azioni sono azioni che sono state riscontrate dagli operatori di polizia, da chi si occupa della prima accoglienza e sono interventi mirati ad aiutare chi opera in prima istanza in questo settore e a tutelare chi minore lo è realmente e a fermare questo sistema di falsificazione dell'accertamento dell'identità. Allora, avete tolto il patrocinio gratuito per i richiedenti d'asilo? C'è stato questo aspetto del provvedimento e soprattutto come avete trovato le critiche dell'opposizione? Le critiche dell'opposizione spesso le abbiamo trovate non tanto strumentali quanto elusive rispetto al merito del dibattito. Loro hanno utilizzato uno stratagemma che è quello solito delle opposizioni quando vogliono buttare la palla in avanti e non trattare l'argomento, ossia hanno fatto interventi su tantissimi emendamenti, interventi che sono repliche l'uno dell'altro senza mai entrare nel merito della questione. Il merito della questione è il ripristino della legalità rispetto al tema dell'immigrazione, che è una parte importante di un tema tanto complesso che necessita di tanti interventi per raggiungere un obiettivo che, come ho detto prima, è sicuramente complesso e probabilmente anche difficile da raggiungere. Senta, secondo lei questo provvedimento e le norme che vengono introdotte scoraggeranno i mercanti, i trafficanti di esseri umani e soprattutto ritiene che ci sarà un effetto deterrente per l'immigrazione? Ogni provvedimento deve essere mirato a scoraggiare l'azione dei trafficanti di esseri umani e su questo sarebbe stato opportuno una voce univoca da parte di tutto il Parlamento, cosa che non è avvenuta. Quindi noi auspichiamo che su questo tema ci possa essere un po' più di responsabilità da parte di tutti e soprattutto da parte dell'opposizione. Va bene, io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Mura di Fratelli d'Italia con il quale abbiamo parlato del decreto immigrazione. Grazie, Grazie. grazie a voi.